abito. Ecco, vogliamo più vicinanza dei fedeli alla chiesa. Beh, certo, una statua esterna rende la ragione della nostra speranza e soprattutto l'accoglienza delle persone, anche se questa è una chiesa rettoriale, non è una parrocchia, quindi non ha di per sé una responsabilità nei fedeli, ma una responsabilità verso la chiesa che siamo noi, popolo di Dio, e che dobbiamo apprezzare anche quando ci sono delle nuove ostensioni, delle nuove esposizioni. Questa sera alle 19 celebriamo la Santa Messa e benediciamo questa statua che proprio nel sagrato, meglio nella facciata della chiesa, per una santa patrona Anna e la figlia Maria, Maria bambina. Anche questo è un tema molto bello, cioè perché la Madonna bambina raramente noi la mettiamo insieme alla mamma Anna e in questo caso no, ci ho tenuto proprio a metterla in evidenza, perché essa rappresenta naturalmente la madre dell'umanità, la madre di Gesù. E la prima educazione l'ha ricevuta proprio da Anna e Gioacchino, che sono stati i suoi genitori. Dopodiché è stata consacrata al Tempio. Una bella storia, la più bella storia della salvezza, è racchiusa appunto in questa testimonianza di Sant'Anna e San Gioacchino, con la piccola Maria che hanno appunto messo nella situazione di consacrarsi totalmente al Signore. Sin da piccola Maria diventa appunto nel Tempio, si presenta al Tempio proprio per essere, rimanere lì, in attesa di questo annuncio che il Signore le fa, giovinetta ancora, che ella sarebbe stata la madre del Salvatore. La più bella storia non solo della salvezza ma dell'umanità. Noi attendiamo anche tanto da Sant'Anna e Maria, la Madonna, proprio perché esse rappresentano le donne, la donna anche nella storia della salvezza, la donna nella nostra storia di popolo di Dio, anche della nostra città di Reggio. Ecco, le nostre mamme, le nostre donne sono veramente coloro che danno il carattere autentico della famiglia, perché la famiglia di Nazareth rappresenta il centro della storia della salvezza. Qui a Sant'Anna abbiamo recuperato intanto tutta la piazza, ora abbiamo 150 metri lineari che si vedono attorno insieme al comune che ha fatto un ottimo progetto. Attraverso i dissuasori, attraverso i paletti, attraverso le catene, hanno dato vita quindi al sagrato della chiesa che è molto più ampio, molto più vasto e questo sagrato naturalmente può permettere come una piccola agorà, un centro di riunione, un centro di un rione che era molto degradato. Adesso ci sono anche i giovani dell'associazione, hanno avuto l'adozione dell'aiuole, del verde. Quindi si è creato un ambiente completamente diverso anche rispetto a un anno e mezzo fa. Bene, allora questo è certamente di conforto e di speranza nel nostro, come diciamo, nella nostra cultura di Reggini che ci teniamo.